Ciao ragazzi, mi è arrivato il nuovo pacco della Bulk Powder. Se come sapete, quando mi arriva il pacco io vi faccio vedere cosa ho preso, come fa anche Matte, che è uscito qualche giorno fa il suo video. Non mi ricordo assolutamente cosa c'è qua dentro, oggi sono solo, non trovo neanche più il mio cutter, quello che uso di solito per aprire, quindi userò le chiavi dell'ufficio e cercherò di saltarci fuori. Quando c'è Lollo di solito che mi dà una mano, sicuramente le riprese sono migliori, sono più dinamiche, io sono anche più simpatico perché se ho qualcuno con cui scherzare mi sento molto meno stupido che a parlare da solo dentro il mio studio con una telecamera, però non c'è, quindi andiamo! Ciao, qua lo stesso portachiavi che mi aveva dato il proprietario di casa al giorno 1, con scritta la via del mio ufficio, non si sa mai che mi perdo. Vabbè, MacGyver, chissà chi si ricorda MacGyver? MacGyver fa le pugnette. Andiamo, allora, vedo che c'è poca roba questo giro, quindi ho speso un sacco di soldi per ogni singola cosa, ma ne ho comprate di meno. Primo, le proteine in polvere. Ho preso le proteine in polvere perché mi rendono la colazione molto più veloce. Io mi prendo uno shaker e mi faccio un panino con un burro. I burri della Bulk Powder sono una vera e propria droga. Ho appena finito quello di pistacchi. Non ho ricomprato quello di pistacchi e ora vi spiego perché. Queste sono semplicissime proteine isolate al 97%, perché io sono abbastanza intollerante al lattosio e quelle meno isolate mi danno molto fastidio. Queste sono senza sapore, però non sono orribili, se devo essere sincero, si bevono volentieri, sa un po' di latte annacquato, se devo dare un sapore reale, quindi non sono la cosa più saporita del mondo, però si bevono tranquillamente, si digeriscono estremamente bene, fanno un po' di schiuma, magari a qualcuno può dare fastidio, a me no, e sicuramente riesco ad aumentare, a raggiungere il fabbisogno proteico in maniera molto più comoda e semplice. Basta. Poi ho preso queste barrette qua, perché mi sembravano veramente molto fighe, Macro Munch High Protein Bar, che sono queste qua che penso abbiano gli arachidi e il caramello, e mi stanno già facendo venire fame, sento che sono granulose, devono essere buonissime, però le barrette che ho preso la volta precedente, adesso la faccio coperta, le barrette che ho preso la volta precedente, sempre dalla Bulk, erano buonissime, però secondo me erano fatte col siero del... cioè con le proteine del siero del latte non isolate, quindi mi davano alcuni fastidi da digerire, mentre gli altri miei amici, clienti o Lorenzo che sono qua con me non hanno avuto lo stesso problema, quindi queste io le ho comprate, le vorrei tanto assaggiare, non so se mi danno fastidio, ma le ho comprate principalmente da offrire alle persone che mi vengono a trovare in studio per dargli qualcosa di buono e di carino da sgranocchiare, quindi un pacco intero di queste barrette qua. Poi ho preso gli omega 3, non so che cazzo è successo qua dentro, l'olio ha perso un pochino, che sarà la prossima cosa che vi farò vedere. Ho preso di nuovo i Pro Omega 3 della Pro Series di Bulk Powders, che secondo me sono un integratore eccezionale che io non toglierò più, continuerò a prendere ogni singolo mese. Mi piacciono veramente tantissimo perché hanno una concentrazione elevatissima dei grassi buoni degli omega 3, perché vedi hanno gli EPA, vedete, hanno gli EPA per dose, hanno un grammo circa di EPA e quasi un grammo di DHA, in più hanno una concentrazione elevatissima di vitamina D3 perché hanno 500 UI, e quindi io prendo questo qua e non prendo, anche se la dose tipica degli integratori di vitamina D3 è un pelo più alta, io non prendo la vitamina D3, la prendo da qua, quindi nonostante costi un pelino di più di un omega 3 normale, mi funge da due integratori. Inoltre sono aromatizzati all'arancia, non hanno il tipico odore, sapore sgradevole degli omega 3, e secondo me è un fattore molto molto interessante che ha in più questo integratore. E poi è figo, sembra che ti dopi perché c'ha il blister con tutte quante le pillole colorate dentro, però è veramente un integratore che mi ha colpito tanto, mi piace tantissimo, d'ora in poi utilizzerò sempre solo questi omega 3, veramente, se non esplodono. Poi ho preso l'olio spray, perché sì, perché io utilizzavo il PAM in passato, questo qua riesco a mettere un velo
molto sottile di olio per rendere la padella antiaderente quando cucino, anziché fare sempre casine dal fuoco a mezza casa, perché non sono male a cucinare, devo dire la verità, però se faccio le porcherie, se faccio le cose sane mi scoccio e faccio velocemente, faccio un po' di macello. Allora questo qua mi può aiutare a non aumentare eccessivamente il quantitativo di grassi nei pasti, però cuocere le cose senza che si attacchino alla padella. Classico olio da cucina, lo rimetto dentro perché ne è uscito un pochino. Poi ho l'acido alfa lipoico, che ho visto che ve l'ha fatto vedere anche Matteo Marconi, di cui vi ho parlato anche l'altra volta, quindi non vi rompo nuovamente. Poi le vitamine, multivitaminico, che le ho prese, le avevo finite, le ho prese di nuovo. Sinceramente io le prendo, non so dirvi se mi trovo meglio o peggio rispetto ad altre vitamine che prendevo, continuo a prenderle, non si sente la differenza, se devo essere sincero. Quindi non sono peggio, non sono meglio, sono comode. Io le prendo una dose minore rispetto a quella consigliata, come nella maggior parte degli integratori, però ne prendo una ogni mattina e sono estremamente comode. Andiamo. Ho preso questi che secondo me sono una cosa che non vedo utilizzare da tanti, molto sottovalutata, perché a me sono piaciuti tantissimo, sono gli Active Seasoning. Ho visto anche queste, le ha prese anche Matte nel suo unboxing, non in questo, in quello precedente se non erro. Sono veramente molto interessanti. Nel primo pacco che mi ha mandato Bulk Powders c'erano dentro queste due, che erano un Mix Seasoning, uno, e l'altro era Lemon and Herb. Entrambi molto buoni. Lemon and Herb lo utilizzo quando cucino, se tipicamente qualcosa che contiene il pesce, può essere merluzzo, tonno, eccetera, salmone. Mentre l'altro, che ha un po' di paprika, un po' più speziato, più forte, lo utilizzo per le carni. Sono buonissimi, sono veramente buonissimi. E un piatto tipico come può essere il pollo alla piastra, che mi mangio tutti i giorni, l'ha reso più buono, più gradevole, mi fa sentire meno a dieta. Quindi questi sono estremamente consigliati. Oltretutto, dipende voi quanto speziate le cose, però io in un mese non ne ho consumato neanche metà di uno. Quindi non costa tanto, dura parecchio ed è molto buono, sono super consigliati. Ho preso questi per provarli, perché voglio provarli tutti quanti. Queste qua sono spezie affumicate, quindi immagino che ci sia paprika e un po' di quelle spezie lì, come Michael. E questo qua invece è garlic and herb, quindi è aglio e erbe. Questo qua non lo so sinceramente cosa contiene, a parte l'aglio, ovviamente non so che tipologie di spezie e di erbe contenga all'interno. L'odore è veramente molto buono. Non vedo l'ora di provarlo sopra la carne. Speravo di farlo diventare un pochino più divertente, stupido come facevo ultimamente il video, ma faccio fatica da solo a farlo scemo, mi dispiace. Infatti, quelli di voi che mi hanno conosciuto dal vivo nelle varie gare, in questo periodo con alcuni sono anche andato a mangiare dopo la gara, eccetera, mi hanno detto che dal vivo, che nei video risulto molto più antipatico che dal vivo. Andate a cagare prima di tutto, ma questo è buono. E poi, non lo so, quando faccio i video da solo in particolare faccio fatica a cercare di fare il cretino e fare due battute. Questo è esattamente lo stesso identico odore delle Pringles alla paprika. Se le avete mai mangiate, a me piacevano tantissimo, non le mangio da tanti anni. Uguale, quindi questo anche sarà molto interessante da provare. Poi, vi si vedrà, penso, metà faccia per tutto il video. Poi ho comprato questo, che è 1 kg di crunchy roasted peanut butter, quindi classico burro di arachidi, crunchy, e ne ho preso 1 kg. Perché non ho preso il burro di pistacchi, come mi hanno regalato l'altra volta? Perché il burro di pistacchi è oggettivamente molto buono, costa di più, ma non è quello il problema. Il problema è molto semplice, che a me gli arachidi piacciono di più dei pistacchi. Il burro di pistacchi... Il burro di pistacchi sa esattamente di pistacchio. Se tu prendi una cucchiaiata di burro di pistacchi e te lo mangi, ti sembra di mangiare una manciata di pistacchi. Esattamente lo stesso identico sapore. Il sapore si costruisce, è come se venisse rilasciato lentamente. Si costruisce piano piano, dopo che lo metti non lo senti immediatamente, ma lo stesso sapore ed è molto buono. Sinceramente, l'ho apprezzato molto. Però, se me mettessero davanti una ciotola di pistacchi e una di arachidi, io mangerei gli arachidi. Il burro d'arachidi per me è assolutamente una droga, l'ho voluto acquistare. Volevo provare anche quelli aromatizzati al cioccolato, eccetera, ma erano finiti, erano esauriti, quindi sicuramente li prenderò al prossimo ordine. Quindi, se volete sapere per quale motivo sono diventato grasso, il segreto della mia obesità è assolutamente il burro di Bulk Powder. Se volete essere grassi quanto me, potete
poi vi si alza massimale di panca piana, potrebbe non essere male. Comprate questi burri. Oh, tutti i ragazzi che li hanno comprati mi stanno scrivendo sia su Instagram che le mail, se sono miei clienti, eccetera, che sono veramente una droga e li stanno divorando. Mi raccomando, se sei un mio cliente, non esagerare, perché se diventi grasso mi fai una brutta pubblicità, posso essere grasso solo io qua in mezzo. E niente, io non so se in questo video vedrete altro, ma lo dubito fortemente, probabilmente lo monterò io per avere qualcosa sul canale, perché altrimenti non pubblico più nulla. Siamo rimasti un pochino indietro. Vi ringrazio a tutti quanti di cuore dei messaggi di supporto sul video della gara, non ne voglio però più parlare, soprattutto qui su YouTube, quindi farò finta che non sia successo niente. Andremo avanti con i nostri progetti e quello che doveva essere sul canale, un po' più rallentato per ora, però poi dopo farò in modo di tornare a pieno regime su tutto quanto. Devo sistemare prima delle cose qua a lavoro e poi prima o poi dovrò anche sistemarmi io, perché sembro un cazzo di barbone e sinceramente non è neanche bellissimo quello. Quindi adesso metteremo tutto quanto a posto, riprenderemo nuovi video tutorial, nuovi video tecnici, nuovi vlog, nuovo tutto, riprendiamo, andiamo avanti. Fatemi sapere qui sotto cosa vi piacerebbe di più vedere di queste cose qua, se vi piace di più un tutorial dell'esecuzione di un esercizio, che ultimamente è la cosa che ho fatto di più. Fatemelo sapere, fatemi sapere anche che tipologie di tutorial volete vedere, oppure se volete che io parli di qualche argomento tecnico suggeritemelo qua sotto nei commenti, oppure se preferite un vlog semplicemente fatemelo sapere e poi dopo lo farò. Ok? Ciao ragazzi, buona giornata.